Informati bene. Scegli la Padania come tuo riferimento quotidiano. In edicola e online lapadania.net. Detto questo e sottolineato come questa legge di stabilità uscita dalla Commissione Bilancio sia per noi una legge assolutamente inaccettabile, una legge pessima, una legge che sicuramente non tiene conto della drammatica situazione in cui versa il nostro Paese in questo momento. Questo è un momento drammatico, la maggioranza forse non se ne è accorta, o forse fa finta di non vedere, o forse ci volete far credere che il Paese attendeva con ansia, ad esempio, i finanziamenti all'Orchestra del Mediterraneo di Napoli o quelli per le grotte di Ripalta e Torre Calderina. Per tutto ciò noi riteniamo assolutamente scarsa, pessima e insufficiente questa legge di stabilità che è stata approvata dalla Commissione. Un governo e una maggioranza ingessati dalle differenze e dai contrasti interni, privi della capacità di sviluppare una strategia politica di rilancio, prigionieri dei precari equilibri, siete solo stati in grado di distribuire le ultime risorse disponibili per accontentare le varie anime di cui si compone la maggioranza. Davvero troppo poco. Nel suo insieme questa manovra è, a nostro modo di vedere, assolutamente insufficiente. Crediamo che peggio di così questo governo e questa maggioranza fino ad oggi non potessero fare. Per tutti questi motivi il gruppo della Lega Nord non darà la fiducia a questo governo. Grazie. Caro governo, mi avvio in conclusione dicendo che come Lega Nord abbiamo presentato poche decine di emendamenti alla legge di stabilità con l'intento di eliminare tutti i regali per il Sud e destinare quei fondi, circa 400 milioni, al taglio del cuneo fiscale. Vedremo chi tra i parlamentari del Nord in maniera trasversale voterà favorevolmente alle nostre proposte. Maggioranza e governo sappiano che intendiamo dare battaglia e andare fino in fondo su queste questioni. Governo Monti e governo Letta sono entrambi figli dello stesso incesto genetico per quanto riguarda la politica. Credo che Mostro 1 e Mostro 2 hanno creato in questi anni gli esodati, le famiglie degli italiani in ginocchio. Non date risposte, non date nessuna risposta. Informati bene. Scegli la Padania come tuo riferimento quotidiano. In edicola e online lapadania.net.